Buonasera, nuovo appuntamento con Attenti a quei due, una puntata anche per questa settimana davvero densa, ricca, ma prima le presentazioni ufficiali. Rosario Solace. Ciao Mario, un caro saluto ai telespettatori. Bene, allora Rosario, è una settimana veramente intensa, soprattutto oggi è una giornata cruciale. Stamattina è scattato l'intervento interforze di carabinieri, polizie municipali, vigili del fuoco, alla presenza anche del sindaco, negli alloggi popolari di Via Strada 18 a Rovettazzo. Stiamo parlando chiaramente di una prima verifica. Non si tratta di un vero e proprio sgombero, ma di una verifica relativamente all'attuazione dell'ordinanza diramata dal sindaco in relazione alla necessità di liberare gli alloggi popolari in ragione anche dell'imminente avvio dei cantieri di ristrutturazione. C'è anche la posizione dura del SUNIA, che ha trasmesso un esposto proprio nei giorni scorsi alla Procura di Catania, addirittura anche alla stessa amministrazione comunale, oltre che alla regione, una nota nella quale si ribadisce la necessità di assicurare agli inquilini un alloggio nel corso di questo anno di cantiere. Alloggi che comunque sono stati già cercati proprio in questi giorni. Perché naturalmente dal punto di vista tecnico della manutenzione, della ricostruzione, ristrutturazione dell'alloggio è necessario che gli inquilini abbandonino queste abitazioni. Tra l'altro, questa necessità è stata ribadita nell'ultimo tavolo tecnico in È stato municipio. affrontato questo problema più Esatto, volte, e tutti gli attori erano consapevoli di questo. l'abbiamo Ecco affrontato anche perché qui, ci te lo sorprende anche che ricordo, il SUNIA certo. abbia preso questa posizione così aspra. Ma il Sunia prende secondo me una posizione così aspra più che altro perché si preoccupa che gli inquilini non trovino gli alloggi, ma è stato fatto anche un avviso pubblico da questo punto di Tra l'altro, vista. l'avviso ha avuto anche una proroga fino al 15 di novembre, proprio Appunto. per consentire anche ai privati di poter Io partecipare a non lo questo so quali bando. Cioè, erano gli più di fare altri. questo, cosa avrebbe Esatto, dovuto fare non lo so, l'ISP? rispetto a questo, in una situazione d'emergenza ci si poteva rivolgere anche al prefetto che avrebbe potuto fare una E requisizione di infatti al immobile. prefetto adesso proprio sotto l'ombrello della prefettura si stanno mettendo adesso Ecco, comune e ACP proprio una perché requisizione degli nel immobili per momento in cui pubblica utilità, è chiaro. non dovesse prevalere purtroppo il buon senso sarà necessario a quel punto È il naturale, coinvolgimento è della naturale. prefettura perché va detto Però i che lavori devono in modo improcrastinabile iniziare il assolutamente 15. anche perché c'è un finanziamento già Pendente. concesso, pendente, quello nell'ambito del PNRR. Un intervento di oltre 2 milioni di euro per quello che è una riqualificazione importante, non solo la messa in sicurezza degli alloggi o la demolizione e costruzione ex novo di una palazzina, ma c'è proprio la riqualificazione urbana e soprattutto la riqualificazione di un'area che per molto tempo è stata depressa, è stata caratterizzata Molto degrado, è una da zona molto degrado, discariche degradata, e quant'altro. degradata e isolata dal centro urbano, diciamo, anche se vicino a un Ecco, ipermercato. come è stato stabilito, come diciamo prima nel tavolo tecnico delle scorse settimane, stamane sono state effettuate una serie di verifiche sul posto, la presenza dei tecnici dell'IACP di Catania, Vigili del Fuoco, presenti anche i carabinieri e la Polizia Municipale, certamente che in questa fase comunque riguardano, lo ribadiamo, le tre palazzine popolari che per ragioni di sicurezza dovranno essere liberate dagli inquilini. Complessivamente sono circa una ventina i nuclei familiari. Tutto questo per consentire per l'appunto l'apprestamento del cantiere di ristrutturazione che è a cura dell'IACP, nell'ambito del quale è prevista, come dicevamo, anche la demolizione e la ricostruzione di uno dei plessi edilizi. L'IACP nei giorni scorsi ha diramato, come diceva il collega, un avviso pubblico la cui scadenza è stata prorogata al prossimo 15 novembre. Un avviso destinato a soggetti privati che abbiano ovviamente interesse ad allocare gli immobili agli inquilini, contratti di affitto, peraltro della durata massima di 15 mesi, che sono poi gestiti per la parte economica esclusivamente dall'IACP di Catania, che assegnerà poi un bonus mensile di 500 euro a ciascun nucleo familiare. Mi pare che Io dico, i presupposti ci sono tutti per comprendo i disagi. assicurare Esatto, il comprendo giusto il disagio. conforto, la giusta assistenza Esatto, a queste famiglie. comprendo il disagio dei residenti che subiscono uno sconvolgimento dell'assetto esistenziale, abbandonando l'immobile. Ma si consegnerà nei tempi dovuti una casa ricostruita ex novo. Certo, tra l'altro come Quindi dicevamo si stanno accelerando le procedure proprio sarà un disagio perché temporaneo. esattamente il Comune si sta adoperando, sta svolgendo un ruolo
di mediazione anche con i titolari di alcuni alloggi privati. Nel frattempo sono state valutate anche alcune ipotesi alternative, una tra le tante l'utilizzo della casa di riposo, dell'ex casa di riposo Marano di via Luigi Orlando Aggiare. Di pochi giorni fa il sopralluogo effettuato dal sindaco e dall'assessore alle politiche sociali Giusy Savoca nella struttura che ormai è chiusa da quasi 4 anni, si tratta di un ex IPAB che ormai non è più operante sul territorio. Andate anche noi a vedere le condizioni di questa struttura sociale che purtroppo è ormai da tempo in totale stato di abbandono. C'è un problema di salubrità soprattutto al piano terra dove ci sono parecchie Certamente uno infiltrazioni. stato di abbandono, come hai detto tu, che comporterebbe anche un minimo di garanzie da un punto di vista strutturale, no? Certamente, dunque la casa di riposo Marano potrebbe essere una soluzione, benché sta prevalendo l'idea di assegnare questi alloggi a tutti gli inquilini. C'è questa interlocuzione avviata ormai con alcuni privati, con alcuni imprenditori Certo. che sono proprietari di appartamenti, di più appartamenti, di multi appartamenti. Quindi, insomma, speriamo che si possa chiudere e che soprattutto si eviti un'azione coattiva. Chiudiamo questa pagina relativamente alla vicenda Rovettazzo, ci ritorneremo perché naturalmente l'argomento di strettissima Da qui a attualità, poco da qui a poco sapremo. sapremo come si Nella evolverà. prossima Parliamo invece di. settimana già la nostra trasmissione. Esatto, in una settimana succede di tutto. È Chiaro, successo chiaro. anche che c'è stata un'importante seduta del Consiglio Comunale appena pochi giorni fa, una seduta che si è rivelata proficua, nel corso della quale è stato anche approvato un nuovo regolamento, ovvero quello relativo alla rateizzazione dei tributi comunali. È una buona notizia, tra l'altro anche gli stessi consiglieri dell'opposizione hanno accolto favorevolmente questo nuovo regolamento che in qualche modo risponde alle esigenze dei cittadini, è perfettamente coerente con l'attuale congiuntura È una economica. congiuntura drammatica per Esatto. l'Italia, per l'Europa, diciamo per il mondo, quindi anche da questo punto di vista, col carico che ci sono delle spese delle energie, riuscire a rateizzare queste tariffe è opportuno. Certamente, tra l'altro è un consiglio comunale durante il quale non sono mancate anche delle steccate, ci sono state delle stoccate importanti, Sulla battibecchi solita sulla questione. solita questione della gettonopoli, la presunta gettonopoli, e ci sono stati anche dei confronti particolarmente animati che hanno visto protagonisti Leo Patanè e Raffaele Musumeci. Leo Per Patanè ha ora questi sono i ribadito due protagonisti, ma poi ci sono altri che sì, stanno fuori dalla scena. assolutamente. Tra l'altro hanno detto entrambi, hanno ribadito le proprie posizioni. Leo Patanè si è richiamato praticamente Alle sue a sentenze. quelle che sono state le Le sentenze due che ha le due avuto, sì. sentenze del Tribunale Civile di Catania che gli hanno dato ragione. Raffaele Musumeci invece ha ribadito con forza, al netto delle valutazioni giuridiche, che il gettone non andava riconosciuto ai Certo, questo capigruppo. bisogna capire dal punto di vista, per farlo capire ai cittadini, se retroattivamente queste somme devono essere restituite, perché l'interpretazione che ha dato la Regione nel tempo è stata differenziata. Questo Sì, infatti è il punto non si capisce nodale. e Noi diciamo, abbiamo cercato di spiegarlo ai cittadini in termini chiari. sì, infatti, tra l'altro non si è parlato soltanto di questo, cioè, al centro dell'attenzione anche l'approvazione di una variazione di bilancio che riguarda comunque gli anni scorsi. Ci sono state parecchie discussioni in aula perché mancavano praticamente in consiglio le figure chiave, il revisore dei conti, quindi giustamente, legittimamente i componenti dell'opposizione hanno, prima di votare, reclamavano la presenza di Sembra qualche che qualcuno rappresentante. non si voglia assumere le Sì, responsabilità. esatto, sarebbe stato necessario e Questo utile, sembra. Questi sì, sarebbe stato necessario e utile che ci fossero, per l'appunto organi alcuni di rappresentanti, controllo naturali. esatto, i revisori che anche per rispondere a delle specifiche domande, perché Chiaro. chiaramente è stato votato alla fine, però I revisori esprimono un parere su tutto, sì, gli atti finanziari, per esattamente. Comunque un quanto. Consiglio Comunale alla fine che si è concluso con questa votazione all'unanimità relativamente
al nuovo regolamento che prevede una dilazione importante dei tributi comunali, del pagamento dei tributi comunali. E poi riflettori puntati ancora sulla gettonopoli, questi battibecchi e naturalmente altri punti, tra cui l'approvazione di questa variazione di bilancio. Chiudiamo la pagina politica del Consiglio Comunale, invece parliamo di una vicenda che ogni anno vede contrapposti i commercianti da La un vicenda lato, atavica, l'amministrazione, la vicenda atavica, Atavica, quella atavica. dell'isola pedonale che ormai ha tutte le caratteristiche di una vicenda tipicamente provinciale, no? Una Non l'isola commedia, pedonale, una una commedia, una commedia. commedia. Una commedia messa in atto purtroppo da parecchi commercianti. E sinceramente la città non può essere ostaggio di 5-6 Obiettivamente, commercianti che si. obiettivamente, il La problema è l'isola Confcommercio è sempre pedonale. stata favorevole, però Sì, alcuni commercianti esatto. hanno sempre storto il La naso. Confcommercio, perché il responsabile della Confcommercio generalmente è un titolare di una struttura, di un'associazione, che ha una sensibilità dei problemi della città e comprende e ha una visione di insieme. Qui non si può mettere ogni anno la stessa situazione, si è passata dalla situazione dell'isola pedonale, che è auspicabile perché consente ai cittadini di godere non solo del Corso Italia, ma di poter comodamente fare acquisti nelle varie strutture, nei vari negozi. Ma legato a questo, vi è il problema dei parcheggi, che ormai, secondo me, non ha più ragione di Non esistere. c'è più l'alibi del Non ha più parcheggio, ragione non c'è più di l'alibi del esistere. parcheggio perché ci sono due È parcheggi. da 30 anni che si parla sempre di questa questione dei I parcheggi. vigili Prima. urbani che mancavano, il parcheggio Adesso i adesso parcheggi ci liberi sono. ci sono quasi 300 posti Allora, adesso. intanto ci sono i parcheggi liberi in Corso Italia perché le strisce blu sono sospese. Esatto. Per quel che ne sappiamo non riprenderanno, non saranno riattivate non prima del prossimo anno. Esatto, quindi Quindi in per Corso ora, Italia si può parcheggiare per liberamente. questo Natale sta Certo, fatto si può salvo. parcheggiare in Corso Italia, si potrebbe parcheggiare ancora meglio in Corso Italia se quei commercianti che tanto si Se lamentano loro dell'isola occupano i pedonale posti. non occupassero i posti o gran parte dei posti, Ma a perché tra ridosso del. commercianti e tra commessi praticamente tutta la polemica sulle strisce blu altro non era che un fatto egoistico, cioè che i commercianti volevano privatizzato il parcheggio su Corso Allora, Italia. E questo non va bene, questo non va dobbiamo fare bene. un discorso Vogliamo i serio clienti, e vogliamo che il concreto. commercio si rivitalizzi. E allora usiamo i parcheggi, i commercianti diano l'esempio di andare a parcheggiare altrove e non occupare gli stalli in Corso Italia e consentire ai clienti di venire. Mario, dobbiamo essere obiettivi Sì. nelle dinamiche macroeconomiche e sociali del territorio. La caduta della domanda dei consumi al centro di Giaro non è dovuta né al problema dei parcheggi né al problema dell'isola pedonale. Punto. È dovuto anche, come dire, A anche condizioni ai oggettive. processi di commercializzazione. Ci sono stati nel Esatto. tempo la nascita dei centri commerciali che Questo. hanno spopolato i centri Che sono storici. anche con prezzi concorrenziali Esatto. rispetto al centro E di non Giaro. dimentichiamo che i commercianti di Giarre nel 2000, 22 anni fa, quando è nato il primo centro commerciale della zona, molti dei commercianti giarresi, come dire, ebbero un atteggiamento quasi di spocchia, il centro commerciale, ma cosa ci Non si interessa? era E, compreso non, e bene cosa soprattutto significava hanno questa anche svolta. rinunciato come dire, ad occupare, realizzare dei negozi all'interno della galleria. Una grande Era occasione, un'occasione, è stata un'occasione creare una sprecata, creare una filiera. filiera all'interno del centro commerciale con un aggancio poi Hanno lasciato con i negozi occupato, tradizionali esatto, del Corso i negozi Italia. di titolari di attività commerciale fuori dal comune, fuori dal Esattamente, mentre comune. invece hanno preferito Ci sono le leggi del mercato. l'ingresso di tutti questi franchising nazionali Ricordiamo. a discapito del commercio tradizionale che invece ha avuto una batosta pesantissima. Infatti ricordiamo ai cittadini che ci sono le leggi del commercio, la Sì, domanda e l'offerta. esattamente. L'offerta e la domanda si regola anche sui prezzi messi al consumo. Quindi ci sono cittadini che preferiscono andare nei centri commerciali dove ci sono sconti, dove ci sono possibilità di trovare una produzione diversa, Una cosa è vera ed è stata ribadita una comunque anche dalla commercializzazione di Conf, prodotti diversi. certamente, una cosa è vera ed è stata ribadita anche dalla Confcommercio e questo è condivisibile, cioè l'isola pedonale sì, però a patto che vi siano anche delle iniziative collaterali, questo è anche vero, Questo perché agevolare l'aggregazione sociale, è un discorso realizzare serio. dei. Questo è un Ecco, discorso è giusto serio. che l'amministrazione faccia la propria Con parte, cioè artisti di strada, artisti di cercare di fare strada, attività. manifestazioni per bambini, Questo va animazione, tutta una benissimo. serie di iniziative collaterali che in qualche modo possano Ecco, contribuire
a rivitalizzare il centro. E qui i commercianti e il comune che sono i due. Esatto, esperimenti che sono stati fatti, però prima c'era il discorso dei parcheggi, adesso l'alibi del parcheggio c'è più perché due passi a piedi da Piazza Bonadì e San Via Gallipoli si possono fare, o se no da Via Teatro a Corso Italia, sono, parliamo di centinaia di metri, quindi non c'è più motivo per richiamarsi al parcheggio, alla distanza, perché sono alibi inutili che fanno pensare ad altro, sinceramente. Sullo sfondo poi abbiamo i parcheggi liberi, sia su Via Gallipoli che sia su Corso Italia. Questa è una situazione chiaramente temporanea, io credo però è un altro punto a favore. Io credo che il presidente dell'associazione dei commercianti, una persona intelligente, comprenda questi problemi bene. Il problema è che la Confcommercio comprende benissimo, il direttivo si è battuto più volte, diamo atto che lo può si è estremamente difeso dagli attacchi di taluni commercianti che si sono opposti con fermezza all'isola pedonale. L'isola pedonale è stata pienamente condivisa dal direttivo della Confcommercio. C'è molto individualismo. Però c'è prevale questo individualismo che ha penalizzato talvolta la città. E questo è un dato storico. Abbiamo letto anche sui social già i primi commenti, perché già sulla stampa è uscito qualche articolo sulla possibilità di rilanciare l'isola pedonale a dicembre, e già molti hanno cominciato a storcere il naso, ma come mai? Perché continuerà sempre questa con quell'atteggiamento egoistico e individuale, come hai ben detto, perché alla fine il commerciante altro non fa che badare al proprio orticello, punta alla propria convenienza personale, alla propria convenienza personale al netto di altre valutazioni. Dunque staremo a vedere quale sarà l'evoluzione. La Confcommercio comunque già avviato una prima interlocuzione con il comune, l'amministrazione è già orientata a realizzare l'isola pedonale durante tutti i fine settimana su cui se si facesse un referendum tutti i cittadini sarebbero assolutamente d'accordo. Ma la città misura d'uomo è assolutamente crediamo che sia una cosa stupenda, cioè una città che si possa condividere è un bel centro storico, esatto. Poi il centro commerciale naturale di Giarre ha tutte le caratteristiche per essere fruito, appunto. Ripetiamo, ci sono adesso due parcheggi, possiamo definire quasi scambiatori, che sono uno a ridosso di via Gallipoli, cioè alle spalle di via Lisi, quindi quello di e quello inaugurato di Piazza Iolanda, e via quello Teatro, recentemente aperto di via Teatro, che ha una settantina di 70-80 posti a rotazione, potrebbero, come dire, aiutare a decongestionare il centro storico. Chiudiamo l'argomento isola pedonale, parliamo invece di cronaca, perché c'è stata un'operazione assolutamente atipica che ha interessato nei giorni scorsi il mercato ortofrutticolo comunale di Corso Messina. È la prima volta che il corpo forestale, il nucleo operativo del corpo forestale interviene su questa struttura. I militari del corpo forestale hanno infatti cinturato in piena notte l'impianto produttivo, facendo poi scattare una serie di controlli non solo all'interno della struttura ma anche nel piazzale esterno dove si effettuano i carichi della merce del mercato. Più o meno alle 4 del mattino sono stati anche ispezionati tutti i box e sono state anche comminate diverse sanzioni. Ci sono state anche delle attività operative che si sono tramutate in due sequestri, 11 verbali e comminati anche verbali per circa 6.000 euro. Il controllo della forestale peraltro si inserisce in quell'attività tutela comunque della qualità del comparto agroalimentare, e in particolare i forestali hanno verificato anche il rispetto della normativa europea in ordine alla tracciabilità della merce, e proprio questo è stato l'oggetto anche dell'intervento. In questo senso abbiamo sentito il commissario Giovanni Salerno, del dirigente generale del corpo forestale, che ha condotto questa operazione all'interno del mercato di Corso Messina. Sentiamo. Il controllo che è stato effettuato oggi dal NORAS con l'ausilio dei colleghi dei distaccamenti vicini presso il mercato di Giarre, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Giarre, rientra nei controlli che il NORAS fa, diciamo, di routine presso i mercati agroalimentari all'ingrosso di tutta la Sicilia. Questi controlli sono finalizzati prima di tutto a capire e a verificare l'origine e la provenienza dei prodotti e a verificarne soprattutto anche la tracciabilità, e sono dei controlli che vanno nell'ottica della tutela delle produzioni locali e anche dei consumatori dell'isola, perché è facile che all'interno di questi mercati possano essere
commercializzati prodotti che vengono anche da paesi extracee e che poi vengono taroccati come prodotti siciliani. Quindi questi controlli devono essere assolutamente fatti, ripeto, a tutela delle produzioni locali, a tutela dei consumatori siciliani. Allora, Rosario, abbiamo sentito il commissario Salerno che ha fatto un po' il punto su questa operazione che, dicevamo, è stata condotta dal Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale, un'attività inedita, almeno per il nostro mercato, che puntava, come abbiamo Nostro mercato detto. ortofrutticolo che è Sì, abbastanza sì. importante nel territorio, quindi quanto mai è opportuno che si faccia una verifica e un controllo di legalità. Esattamente. L'esercizio di questo A controllo di legalità tutela della tutela del qualità del consumatore comparto e dei agroalimentare consumatori e il rispetto della normativa e vigente. anche di chi compra, ci sono dei dettaglianti anche, no? Che poi comprano. Assolutamente. Adesso invece torniamo a parlare nuovamente di politiche, perché di queste ore la notizia che in qualche modo ci ha un po' spiazzato, perché l'avvocato Santo Una notizia, Primavera, uno scoop, a sì, sorpresa. Santo Primavera, consigliere comunale, candidato No al dalle cronache politiche. Noto alle cronache politiche, si è reso protagonista di una iniziativa. Proprio mentre a Palermo, proprio il Palazzo Normanni si prepara Alla prima proprio seduta. oggi ad accogliere i nuovi parlamentari, proprio oggi è la giornata ufficiale, anzi il 10 ufficialmente c'è l'insediamento dell'Arsa, e poi chiaramente segue anche l'insediamento della Giunta, benché vi siano ancora dei problemi e delle caselle ancora da Il manuale sistemare. Cencelli Esatto, è in corso c'è d'opera. l'intervento, il cosiddetto fuoco amico di un candidato nella lista 1 De Luca, sindaco di Sicilia, sud chiama nord. Stiamo parlando dell'avvocato Cesare Santo Primavera, consigliere comunale di Giare, che ha attaccato frontalmente il neodeputato ripostese Davide Vasta, che ha conquistato lo scranno parlamentare, è stato eletto, lo ricordiamo, con 2.965 voti. Il primo dei non eletti della medesima lista invece è l'ex sindaco di Tremestieri Etneo, Salvatore Giuffrida, che ha ottenuto invece 2.797 voti. Ebbene, secondo Primavera sarebbe stata violata la legge elettorale. Per questo motivo i candidati Davide Vasta e Salvatore Giuffrida, dice Primavera, non erano candidabili. Nello specifico, precisa in una nota Consiglio Comunale Giarese, è stata violata la legge elettorale, ed in particolare la disposizione di cui gli articoli 8 e 10 della legge regionale 29 del 1951 e successive modifiche. Vasta e Giuffrida avrebbero dovuto, in buona sostanza, rimuovere, secondo le forme e nei termini prescritti dalla legge, le cause ostative alla candidatura e alla piena legittima eleggibilità, per garantire proprio la par condicio elettorale fra tutti i candidati delle liste. Ma ciò invece non sarebbe stato fatto. Invero, essi hanno invece preservato e sfruttato la propria posizione personale di privilegio nei confronti dell'elettorato, dice Primavera, così condizionando il risultato finale del voto, un obbligo morale nei confronti dei quasi 3.000 elettori liberi che, dice Primavera, lo hanno votato, unitamente anche al suo stesso senso civico, che lo hanno spinto a dare mandato al proprio legale di fiducia, l'avvocato Nunzio Andrea Russo, per ottenere giustizia e quindi anche legittimità del risultato elettorale. Che cosa ne pensi di questa Allora, iniziativa? intanto Mario, ricordi il fuoco amico, già Sì. Santo Primavera era Qui stiamo stato parlando protagonista. di candidati alla stessa lista. Santo Primavera era stato protagonista di alcune contestazioni nei Sì. seggi elettorali nei confronti dei voti attribuiti a Davide Vasta, soprattutto a Davide Vasta. E questo già aveva creato un grosso clima di tensione nel movimento di Cateno De Luca. Adesso c'è questa clamorosa iniziativa. Noi staremo a vedere, perché naturalmente non conosciamo gli atti. Se effettivamente questa dichiarazione è stata fatta nei termini previsti dalle leggi e Bisogna soprattutto dalla legge precisare che, secondo la di tesi questa legge degli anni 50. assolutamente, secondo la tesi sostenuta dal consigliere comunale Primavera, che ricordiamo ha ottenuto alle regionali 2.774 voti, il posto presso Sala d'Ercole come deputato regionale sarebbe toccato a lui. Basta, dice Primavera, nella qualità di amministratore di una società legata alla Regione Sicilia, e Giuffrida invece come dirigente dell'amministrazione regionale, avrebbero dovuto abbandonare i propri incarichi prima di candidarsi. Questa è Questa è la l'accusa. legge, Questa dice. è Lo esatto. No, hanno questa è fatto? l'accusa. Questo è il punto interrogativo. Ancora non abbiamo noi risposte Abbiamo una dei due risposta interessati. tardiva che è arrivata, diciamo, in serata È ieri. arrivata? È arrivata, sì, tra non poche difficoltà, è arrivata senza avere una risposta precisa, Dicendo che così non è vero dicendo che qualcosa. non è vero. Basta, si è difeso, dice che Quindi le bisogna accuse di vedere se Primavera sono questo. infondate.
Bisogna vedere gli atti. Esattamente, dice che noi sono daremo prive di poi contezza. fondamento, che non vi è alcune condizioni di incandidabilità o di ineleggibilità, che ha sempre agito comunque nel pieno rispetto delle previsioni di legge e anticipa che si difenderà nelle sedi opportune proprio per tutelare il diritto di voto espresso Intanto mi pare deve da andare migliaia all'Ars di... questa. Sì, Sarà esatto. l'Ars a valutare. No, non sarà l'ARS, sarà un organo Sì. giuridico che dovrà valutare. Quindi il Quindi TAR. non sappiamo adesso a chi si rivolgerà esattamente, Credo il perché in TAR. questo senso Primavera non ha voluto anticipare le proprie mosse, ha soltanto detto Ok. che ha avviato un'azione Comunque, certo, legale, la quindi notizia capiremo. crea nel gruppo di Cateno De Luca grandi scompensi e già un'apertura di un conflitto Io interno. aggiungo che tutta questa vicenda, E in ogni quindi. caso, a prescindere, ha del grottesco, per usare un aggettivo, come dire, Un eufemismo. confacente alla vicenda. Sì. Perché di questo parliamo, perché stiamo parlando di fuoco amico, stiamo parlando di un candidato che non è riuscito per 170-180 voti, forse qualcosa Questo in più. succede generalmente nelle liste amministrative, ma Esattamente. in una lista regionale dove c'era un Abbiamo uno scarto gruppo. con Vasta di 190 voti, uno scarto di circa 20 voti invece con Giuffrida. Lui vorrebbe con questa iniziativa fare fuori l'uno e l'altro In un sol in un colpo. sol colpo e riuscire, perché diciamo le cose come stanno, sullo sfondo c'è questa determinazione di Primavera nel rivendicare, diciamo, Saranno gli atti, saranno la le conquista della decisioni dei poltrona. tribunali a decidere. Esattamente, staremo a vedere come si evolverà questa vicenda che ci ha un po' spiazzato, perché soprattutto è Perché arrivata nessuno che immaginava una cosa di questo tipo. Si poteva ipotizzare un ricorso per quanto riguarda il riconteggio dei voti, invece non c'è stato. infatti, tra l'altro, questo accade a distanza di oltre un mese e mezzo, perché Certo. dobbiamo dire che la Sicilia è anche in fortissimo ritardo nella partenza di questo governo, ci sono molte incertezze, assessori ancora. Se noi dobbiamo fare una valutazione di quello che succede in Sicilia rispetto al campo nazionale, siamo anni luce indietro. Infatti, ancora non si Non capisce si bene quale sarà la capisce. griglia definitiva per Nel quanto riguarda la presidente, negli giunta. assessori, Esatto, cioè Micciche che gioca col bilancino col stanno. bilancino, vuole stare a Roma, poi Roma non gli conviene, rinuncia a Poi Roma, noi quindi poi. abbiamo questa cosa che i deputati e i senatori possono. Eletti sia all'Arsi che a livello nazionale, Senato o Camera, possono dimettersi entro il 28 di febbraio. Sì, Quindi sì. mantengono due piedi nella staffa. Anche Sì, questa è un'anomalia. no, esattamente. Ci sono Un'anomalia di legge prevista dalla legge. delle stranezze Ci veramente sono incredibili. diversi casi di questo tipo, anche non solo nel centrodestra, ma anche nel centrosinistra. Ricordiamo il caso per esempio, di Anthony Barbagallo, che Esatto. contemporaneamente è eletto deputato nazionale e deputato regionale, è andato a E che Roma. soltanto a febbraio farà la sua scelta, Entro quindi. febbraio, penso che lo farà il penultimo giorno, queste 26, scelte. 27. Insomma, situazioni dinamiche veramente Il 31 incomprensibili. non lo può fare. Perché non può Il farlo il 31 di 31? febbraio. Ah, assolutamente no, Per certamente no. Va dire una bene, battuta. va bene. Prima di concludere, ricordiamo che ci siamo occupati, ed è l'argomento centrale di cui ancora parleremo a lungo nelle prossime settimane, ovvero l'azione di verifica avviata dall'amministrazione comunale unitamente alle forze dell'ordine e agli alloggi popolari Robertazzo, la piena solidarietà comunque agli abitanti e agli inquilini. Comprendiamo le difficoltà, però è anche vero che avranno una casa nuova e che in prospettiva avranno anche un alloggio Come si dice, devono decente. portare Devono pazienza. portare pazienza. Speriamo che la casa che venga, che le case che otterranno dal comune dell'ACP siano delle situazioni transitorie, comunque che sia un alloggio dignitoso, proprio per consentire all'impresa di lavorare in sicurezza, perché va detto che c'è anche una demolizione da effettuare, quindi è comprensibile che lì non debba Era starci inevitabile nessuno, era questa inevitabile. E scelta. poi sullo sfondo c'è questa anomalia dell'ordinanza di sgombero che non è stata ancora attuata e che risale, pensate, al novembre del 2021, Questo ed è fa assolutamente. parte dei ritardi di una vicenda amministrativa Certamente, lunga e annosa. certamente. Siamo arrivati al termine di questa puntata ricca, densa, come sempre. Noi vi rinviamo al prossimo giovedì alle 20:45. Ciao Mario, un caro saluto a tutti gli spettatori. Grazie per l'ascolto e l'apprezzamento che ci date. Una buona serata a tutti.